prima di iniziare, ci tengo a ricordare che questo podcast si rivolge esclusivamente ad un pubblico adulto e non intende promuovere o incoraggiare il fumo. Ciao a tutti! Qualcuno di voi mi conoscerà come Il Pipatore in America, ovvero il nome del canale YouTube che ho creato nel 2019 e dedicato alle mie più grandi passioni, ovvero al mondo della pipa e dei tabacchi. Nasce oggi il podcast Sogni di Pipa, dedicato principalmente alle persone che vi sono dietro e alle loro storie. Quindi, soprattutto interviste, chiacchiere alla ricerca di quelle storie e quegli aneddoti che rendono questo mondo speciale e magico. Io sono Claudio e nella puntata di oggi una vera e propria leggenda della pipa. Signore e signori, Franco Coppo. Buongiorno signor Coppo, è veramente un onore oltre che un piacere averla qui in questo episodio del podcast e come le accennavo questo programma è dedicato alle persone, alla loro storia e volevo partire proprio da lì per raccontare un po' quella che è l'origine di Castello. Cavolo, io ci ho scritto un libro. No, lei ha perfettamente ragione, io ho anche diverse domande sul libro che poi le farò, ammetto anche di aver l'ho prenotato ma in una tabaccheria fuori regione e quindi zona gialla, zona rossa, non sono ancora riuscito ad andarlo a prendere. Ho capito, va bene. Quindi è andata così. Niente, comunque sul libro c'è praticamente tutta la storia, la prima pezzo della storia Castello, cioè ricordata da me quando ho conosciuto Carlo Scotti nel 1900, l'ho conosciuto io nel... cavolo... negli anni 68-69. Sì, esattamente. Ma una domanda, ma lei prima di conoscere sua moglie, quindi anche Carlo Scotti, lei fumava già la pipa? Conosceva un po' questo mondo? Non sapevo neanche cos'era la pipa io. Ah, addirittura. Ho scoperto la pipa quando ho conosciuto Carlo Scotti. Cioè sì, conoscevo la pipa perché mio nonno fumava la pipa, aveva certo. Una Oscar di Savinelli, mi ricordo ancora, o un pipa di quel genere, cioè ricordo il nonno che fumava la pipa, certo. Ma come figura così, io la pipa la fì, a 18 anni ti regalano la pipa perché non devi fumare più sigarette, la sigaretta faceva già allora male la sigaretta, sì. Per cui la zia ti regalava la pipa a 18 anni, ma era una cosa... non diciamo da, era così un giochino da studentello, ecco, per cui la pipa vera io l'ho conosciuta da qui a Cantù da Carlo Scotti, è lui che mi ha aperto perché mio papà aveva una fonderia, per cui io nasco come ingegnere fonditore, non c'entro niente col legno, perché il legno l'ho scoperto poi dopo quando ho conosciuto Carlo Scotti, perché io all'inizio studiavo ingegneria e mio papà aveva una fonderia a Milano, per cui non direi che col legno avevo poco di dimestichezza. Ho imparato tutto da Scotti qui a Cantù, ormai dal 68 che sono praticamente dietro questa bottega in Brianza a Cantù. Questo è un po' l'inizio della mia storia, ecco. Certo, ma provando a fare un passo indietro a contestualizzare, siamo alla fine degli anni 60, 68, 69, che cosa succede? Sì, 68 e 69, esatto. Appena finito il servizio militare. Sì, lei ha, immagino, prima conosciuto sua moglie e poi Carlo Scotti o... Certo, prima mia moglie, prima mia moglie, poi Carlo Scotti, in seconda battuta Carlo Scotti, perché in quel periodo Carlo Scotti aveva avuto dei disastri qui in bottega con dipendenti eccetera eccetera, sì. Cose, qui c'era un travaglio, uh-huh. Allora praticamente il fatto che ci fosse questo giovane che veniva su eccetera eccetera l'ha incoraggiato a farmi entrare praticamente, mi ha spinto ad entrare e a seguirlo praticamente. Certo. E il suo esempio mi è stato molto utile perché ho avuto un insegnamento fortissimo da Carlo Scotti, perché era un personaggio veramente incredibile. Direi che era fuori dal comune, decisamente.
aveva già una marcia in più allora, secondo me. Sicuramente la sua visione della pipa era decisamente d'avanguardia per i tempi. Era anni luce avanti, sì, da tutti. E poi aveva una grossa caratteristica, a parte il caratteraccio, cioè quello caratteraccio terribile, ma il caratteraccio terribile era proprio frutto della sua, perché fondamentalmente era un ingenuo e onesto, era un uomo onesto. Era un ottimista. Proprio un uomo cioè, pulito, onesto, non c'era niente da fare. E quindi non ammetteva il grigio, era o bianco-nero. Ho capito, quindi credeva nelle cose che pensava. Credeva nessuno, no, era un carattere molto forte, non era facile andargli d'accordo, assolutamente. Però se riuscivi a tra le righe a leggere cosa c'era dentro, era un grosso maestro, grandissimo. E io tutto sommato lo rispetto, e anzi questo libro l'ho fatto proprio in onore suo, per ricordare lui, non tanto per elogiare quello che ho fatto io, ma proprio per il suo ricordo, che deve essere una pietra miliare in tutto quello che poi è venuto dopo. Certo. Sì, è chiaro. Ma esattamente come sono andate le cose? Allora, lei ha conosciuto Carlo Scotti e come ha preso la decisione di dedicarsi anche lei alla produzione di pipe? Sono venuto qui, mi è cominciato a piacere moltissimo questo lavoro, perché è un lavoro libero. Cioè tu crei, qui dentro crei. Cioè non c'è niente di predisposto, devi creare, devi saper creare. Questa è la grossa difficoltà che ho io adesso per trovare altre mani. Perché una volta l'artigiano creatore c'era, adesso non c'è più. Capisco. Proprio manca questa figura, perché io sono entrato qui e io dovevo guardare loro e creare io automaticamente dietro la loro spinta. Cioè non c'era nessuno che ti insegnava, tu dovevi creare dietro la spinta e cercare di portar via, rubare il lavoro, come chiamavano loro. Sì. Rubare il lavoro, perché l'artigiano è un creatore sempre. Certo. Ogni giorno lui si alza e pensa di fare qualcosa di diverso, di superare quello che ha fatto il giorno prima. Questa è la grossa forza di questo artigianato incredibile, che è un artigianato che solamente in Italia noi abbiamo, e lo stanno distruggendo. Sì. Solamente in Italia abbiamo questi creatori. È vero. Perché è tutta l'Italia fatta di queste, chi fa i caprini piuttosto che il bronzo, piuttosto che il legno, sono tutti creatori, artigiani e artisti, è nel nostro DNA, e noi dobbiamo rispettare questo, dobbiamo cercare di portarlo avanti il più possibile, perché è un'unicità che abbiamo al mondo. Con tutti i vizi e difetti, questa però è qualcosa che resta nel nostro DNA. Ed è quello che mi ha affascinato quel momento. E allora mi sono messo lì piano piano, cercato di capire come nasceva questa pipa, come farla, cercando di farla nel miglior modo e cercando soprattutto di farla completamente a mano, sia il bocchino che la testa e tutto il resto. Cioè, noi praticamente in bottega entrano i pezzi, chiamiamo l'essenza, il legno, dall'altra parte mi faccio fare l'acrilico per i bocchini e poi a mano, piano piano, costruiamo la pipa e nasce la pipa. Ed è quasi miracoloso alla fine. Vedi proprio l'opera dell'uomo, dietro ogni piccolo gesto che c'è l'opera dell'uomo. E l'uomo che sa, che crea, che deve costruire qualcosa sempre di più bello per andare verso un futuro migliore. Perché noi cerchiamo sempre di fare il pipe nel migliore dei modi. Certo, delle volte si sbaglia, delle volte non sono perfette, perché la perfezione non è manuale, non è della mano dell'uomo, è della macchina. Quindi delle volte troviamo delle piccole imperfezioni, cerchiamo di evitare nel miglior modo, però delle volte ci sono. E fa anche parte del gioco, tutto sommato. È vero. Quindi lei, quando è entrato in bottega, come ha affiancato il signor Scotti? Proprio messo le mani anche lei sulla radica, ha cominciato nella produzione? Sì, ho cominciato a mettere le mani sulla radica, anzi, lavoravo insieme agli artigiani prima, proprio di Lima proprio lo facevo seduto in mezzo a loro, lavoravo con loro per cercare di imparare, di apprendere il più possibile, perché poi un domani avrei dovuto passare alla parte commerciale, quindi lasciare
la fabbricazione proprio manuale, per passare a una parte commerciale, contatti con i clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Questo che è avvenuto dopo, ma all'inizio io i primi 2 anni li ho fatti proprio come artigiano, e anzi mi piaceva moltissimo. Quindi lavorare a mano è una delle cose più belle che ci siano. Soprattutto infatti anche adesso quando posso vado giù a lavorare a mano. Sì, quindi ancora oggi fa quando mi è possibile, sì. Quindi può capitare quando mi è possibile, sì. delle castello fatte proprio dal signor Coppa. Eh sì, ne ho alcune fatte proprio da me, le conservo, cioè la prima che ho fatto la conservo io qui in bottega, come ricordo. Certo. Poi adesso non so, magari faccio parte dei pigini, faccio piccole operazioni, magari le conduco io, vedo che loro sono in ritardo, cerco di dargli una mano quando posso, chiaramente. Sì, immagino, comunque la richiesta sia anche abbastanza... Adesso abbiamo la richiesta che supera la produzione in questo momento. Poi col coronavirus abbiamo avuto una regnata non indifferente, perché io mi sono accorto che facendo i conti ho prodotto l'anno scorso, cioè quest'anno, ormai è chiuso l'anno praticamente, nel 2020 abbiamo prodotto 950 pipe meno dell'anno prima. Per noi è un bel numero, eh? Se la nostra produzione è 3.500, ne abbiamo fatte 1.500, 1.000 e meno quasi. No, è stato veramente un salasso, tra il fatto che abbiamo dovuto chiudere a marzo-aprile, il fatto che poi ho avuto anche adesso delle mancanze, perché mi sono mancati 2, 1, 3, cioè su 6 sono mancati 3 per un mese quasi. Era pesante, eh? Poi il più vecchio, più anziano che ho, anche lui è andato in pensione, perché ormai aveva 80 anni, quindi mi è mancato anche quello. Certo. E sono tutte cose che hanno poi inciso al finale e mi ha fatto produrre questi 950 pezzi in meno. Certo. Fortunatamente sono riuscito ancora a far fronte con le scorte che più o meno avevo un po' in casa, però adesso sono a zero. Devo ripartire da zero. Quindi le aspetta un 2021 molto impegnativo. Molto impegnativo, sì, perché ho già richieste, non posso esaudire. Ragazzi, aspettate, qui questa roba qui va a fine gennaio, febbraio, non prima. Perché noi ci abbiamo, cioè, per fare una castella ci occorrono mediamente 3 ore e mezza, 4 ore, non nasce così. Certo. Ha bisogno del suo tempo. E in tutto questo siete riusciti comunque a fare anche altri progetti, avete fatto edizioni limitate, avete pubblicato finalmente il libro, quindi insomma... Certo, siamo riusciti a muoverci anche abbastanza bene nonostante tutto, anche perché qui siamo praticamente, ognuno di noi deve fare a 2, 3, 4 funzioni contemporaneamente, Certo. Perché sì, c'è anche quello che è il ragioniere, va giù a aiutare a lucidare i bocchini certe volte, o dà una mano a fare altre cose. E certo, quando finisce il suo compito, diciamo così, istituzionale, che in ufficio, va giù in mezzo agli artigiani, per forza. Che bella cosa. È tutto mobile, c'è anche l'artigiano che risponde al telefono e deve scrivere, perché in quel momento non c'è nessuno, loro lo può prendere lui. Cioè, capisce che è un mondo questo. Sì, è proprio una bella. È un mondo bottega. Che nasce. È una bottega come io penso che fossero le botteghe di 100 anni fa. Sì. 100 anni fa, certo. Dove c'era un po' tutto, dove ognuno era partecipe alla vita della bottega, che sentiva la bottega sua. Certo. Ce l'aveva dentro. Perché io voglio, sto cercando, io ho bisogno di 2 artigiani nuovi. Mi sto cercando disperatamente, ma io voglio un artigiano, non voglio l'operaio schiaccia il bottone della macchina, non mi interessa. Io voglio quello che crea, che con la sua mano, dal colpo di lima oggi e domani, dal colpo di lima meglio di oggi, perché lui sa di poter migliorare sempre, e questa ricerca del suo miglioramento è la linfa vitale dell'artigiano. Magari con questa intervista lo facciamo sapere di queste opportunità, visto che sono tante. C'è un'opportunità, perché è un'opportunità che poi, quando tu impari un mestiere così, lo puoi sviluppare dove vuoi, comunque vuoi, in qualsiasi settore, ce l'hai dentro. Sì, questo, perché deve nascerti questa scintilla, chiamiamola così. Sì. Non schiacci il bottone, tu crei. Certo. Io questo che voglio insegnare agli artigiani, ai ragazzi che vengono qui. Difatti
sto cercando di fare una scuola dentro qui, che è l'unico modo per andare avanti. Questa è una bellissima cosa, anche perché... Io sto cercando, difatti c'ho un vecchio artigiano che è qui, che mi dà una mano, e lui è qui per insegnare, perché deve portare qualcuno al suo livello, e poi lui mollerà, perché chiaramente certo. Ha già una certa età, il suo fisico non è così brillante come quello di un giovane che deve dare. Certo. No, ma questa è una cosa molto... devi dare, non c'è niente da fare. Sì, poi anche la pipa in sé è uno di quei, chiamiamolo prodotto, anche se non mi piace chiamarlo così, che no, c'è questa attenzione, questo amore per il lavoro dietro. Quando... Ma certo, perché è una cosa che ti rimane in mano, è tua, cioè vive con te la pipa, non è sterile. Sì, è vero. Vive con te la pipa, tu la crei, la fai, ci bruci il tabacco, questo tabacco ti dà delle soddisfazioni incredibili ed è la tua pipa. È ed è unica, solamente quella è la tua. Infatti il mio io produco oggetti unici nel loro essere, perché anche se sono molto simili ma non saranno mai uguali. È vero. Cioè, ognuno è il tuo, quando tu l'hai scelto, ti ha parlato, vi siete scelti, è la tua pipa e vive con te. Sì, devi tenerla bene, la tua compagna, devi tenerla bene, lei ti darà tante soddisfazioni e poi quando la tocchi con mano ti parla. È vero, penso che... Ti parla. Questo è il segreto di tutto il gioco. Il segreto sta lì. Devi avere proprio la mano e questo sentimento che ti porta a produrre, a fare sempre qualcosa di meglio di quello che stai facendo adesso. È vero, è un amore per la... È un amore per il tuo lavoro, perché perlomeno lavori bene, quando alla sera sei stanco e metti giù, sei felice, non ti passa il tempo che non ti accorgi, ma come, è già sera? Non è che quello dici, oh Madonna, vado a lavorare, Madonna, non viene mai sera, non viene mai... Per cui si annoiano, no, qui non ti annoi, qui arriva sera che non ti accorgi, perché hai creato. Eh sì. E quando tu al mattino ti alzi, c'è già in mente quello che farai, cioè già in mente quello che farai, non è che dici cosa andiamo a fare oggi, no, tu sai cosa devi fare, perché la sera prima hai già impostato quello che farai il giorno dopo, e così dicendo avanti, ti passa il tempo, non ti accorgi, e anche se hai 80 anni continuerai a essere felice del tuo lavoro, non ti stanca mai. Certo, immagino che... È un lavoro che non ti stanca mai, perché è creativo, non può stancarti. Eh sì. Questo è il segreto dell'artigiano, per quello che io voglio che la pipa nasca così e sia sempre così, con tutte le difficoltà che ci saranno, perché ci saranno, però per me io credo nella pipa fatta in questa maniera. Tant'è vero che io ho l'equipe che produce la pipa, non il singolo artigiano che fa una pipa, tutta l'equipe produce la pipa, per cui l'orgoglio è di tutti. Al prodotto finito. Sì, infatti la pipa è una castello, non è la pipa di una persona sola, insomma. No, è la castello, è una filosofia di vita. Sì. È un'espressione di qualche cosa di veramente profondo. Non è un piccolo pezzettino di legno bucato, per carità, è un mondo, l'espressione di un mondo. Sì, sono assolutamente d'accordo. È quello che lei sta facendo adesso, sta tirando fuori il succo per riuscire a far capire che mondo c'è dietro al castello. Esattamente, sì, è proprio quello che mi piacerebbe fare un po'. So che lei è molto appassionato, oltre ad essere sempre molto disponibile. E questo è un po' anche il concetto che le ha tramandato Carlo Scotti stesso, come diceva poco fa. E lui mi ha tramandato, l'unico concetto che mi ha tramandato proprio profondo è l'onestà del prodotto. L'onestà del prodotto. Cioè non scendere mai a compromessi quando produci. Okay. Il mio prodotto deve essere sempre migliore. E se me lo sogno, il giorno dopo deve essere migliore del giorno prima. Cioè, io voglio sempre, anche negli stessi, il sacchettino il sacchettino non è un sacchettino, è un guanto che accompagna la pipa. Non è un sacchetto contenitore. È tutto lì, è un guanto che accompagna la pipa, perché la pipa deve essere accarezzata, non va in un sacchetto, è volgarissimo. E difatti, se noti, Castello non ha un sacchetto, ma c'ha un guanto che accompagna la pipa, che è un quadrato aperto dietro e infili, proprio un guanto di camoscio. È vero. Anche se mi dicono che il camoscio non va a sparire, eccetera, io continuerò a fare un guanto di camoscio che accompagna la pipa Castello.
ed è nata così e morirà così. Certo. È un guanto, non è un sacchetto. Quando mi dici dammi il sacchettino, no, fermati, è un guanto questo, non è un sacchetto. Sono due cose differenti, perché la Castello merita un guanto, non un sacchetto. È giusto, no, no, infatti. Senta, una delle cose, l'abbiamo toccato appena prima, uno dei grandi contributi di Castello, non solo di Carlo Scotti ma di Castello al mondo della pipa, è stata anche, soprattutto della pipa italiana, è stato proprio un approccio d'avanguardia e nuovo a quelle che sono le forme, lo stile, il design della pipa, che quindi ha portato certo. Rivoluzioni. E ci sono alcuni shape, alcune vostre forme che sono diventate veramente iconiche e proprio patrimonio della pipa, come per esempio la 55 la più certo, classica, anche la 10, la 55 la più classica, la 10, la 33, l'84, io le la 93, sono tutte pipe classiche di Castello, sono nate qua. Ecco, io quello che le volevo domandare, se fosse possibile, perché questa è una cosa che non ho trovato veramente da nessuna parte, com'è nata la 55? Lei era già in bottega, si ricorda? Sì, sì, io ero già in bottega, la 55 nasce prima del mio ingresso in bottega, la pipa 55 nasce, questo me lo raccontava Carlo Scotti, sì. Nei suoi momentini in cui parlavamo eccetera eccetera, mi diceva che la 55 era nata da una richiesta che gli aveva fatto un certo Wally Frank, che era l'importatore americano di Castello, degli anni 50. Addirittura, ok. Addirittura, che siccome questo importatore aveva dato là a mio suocero, importando queste pipe negli Stati Uniti, la prima pipa italiana importata negli Stati Uniti è Castello, la prima in assoluto. Questa pipa, eccetera, artigiana, fatta in un certo modo, lui dice: no, noi siamo grandi, vogliamo pipe più grosse, abbiamo bisogno di pipe massicce, pipe grosse. Tant'è vero che Castello era nota per pipe piuttosto grosse, sì. Mentre in teoria negli anni 50 erano tutte pipettine. Vero, vero. Quindi nasce questa idea di fare delle pipe robuste per il mercato americano. Questo americano dice: senti, io vorrei una pot semicurva che stia bene in bocca, eccetera, eccetera, e nasce la 55. Ecco, quindi... un vaso pot, sì. Leggermente curvo, nasce così. Poi, siccome Scotti aveva un viso un po' con la pappagorgia, aveva in mente pronunciato, allora ha voluto, diciamo così, pronunciare questa pipa con il suo mento ed è venuta la 55. Quindi è un po' nasce così la 55. La sua pipa, cioè ha voluto mettere... La sua, sì, un esempio di pipa nata per quel momento storico che serviva per il mercato americano. Quella è nata 55, anni 50. Sì. Siamo intorno, perché le prime esportazioni di Castello negli Stati Uniti risalgono al 49. Anche la 10 è un'altra pipetta che era nata col mercato americano. Vedi che è una praticamente non era una pot, era una, chiamavano una billiard, sì. Con la canna molto grossa, perché loro con queste manacce qui le spaccavano i bocchini. Il plessica esattamente è abbastanza fragile, tutto sommato, sì, molto rigido. Quindi è nata questa pipa col bocchino grosso che andava in bocca a questi americani che non la trattavano male praticamente, sì. E quindi è nata la pipa col bocchinone grosso. Infatti piuttosto corta, perché non doveva pesare in bocca, e nasce così, sì, mentre sì. Invece la pescatora, cioè la 93, sì. Che era curva, quella con la flocca eccetera, era praticamente un'interpretazione di Castello della pipa tirolese, la curva tirolese, sì, per esempio, sì, 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 sì. Mentre invece la classica billiard, la nostra billiard, che poi è una biglia fatta diversa, perché se notate le biglie avevano un asse, diciamo così, a 90 gradi rispetto all'asse del vaso del vaso della pipa, uh-huh. Mentre noi l'abbiamo leggermente disassato, per cui abbiamo una linea più filante. Cioè abbiamo studiato anche delle linee particolari, perché mentre una volta c'era la macchina che impostava e buttava dentro il bocchino, che anche quello veniva stampato, per cui era una cosa che non aveva questa linea che seguiva canna e bocchino nello stesso modo. Era un bocchino che vedevi messo su una canna che normalmente era cilindrica, perché la macchina lavora sul cilindro, non fa il conico. Mm-hmm, sì. Quindi noi invece abbiamo quasi tutte le pipe, il nostro bocchino con l'innesto della canna è
non cilindrico ma conico, perché è un fatto a mano. Tutti i piccoli particolari che poi alla fine distinguono Castello da tutti gli altri. Sì, in effetti... Alla fine, se tu guardi bene, la vedi subito una Castello. È vero. La vedi subito, di Stato Grande dici, qual è una Castello? Perché è fatta con questi criteri di base, sì, con queste linee che nascono da un frutto cioè, è sempre un susseguirsi. Infatti, io per esempio adesso produco dello stesso modello, facciamo non più di 40 pezzi, perché se è ripetitiva la linea, tu sei disattento, se invece cambia sempre la linea sei più attento. Questo è il mio principio di fabbricazione. 40 pezzi all'anno oppure in generale? 40 pezzi ogni modello, non più di 40 pezzi facciamo, poi magari tra 2-3 mesi rifacciamo un modello simile, sempre i 40 pezzi, non è che faccio 100 pezzi poi di un tipo, poi 100 di un altro, no, faccio 40 di un tipo, 40 di un altro, 40 di un altro, cioè piccole quantità. Certo. Perché mi aiutano a produrre meglio. Certo. Perché poi io di queste 40 pezzi ce n'è uno, lavorando a mano ce n'è uno senz'altro il più bello degli altri, allora quello io lo tengo come campione la volta dopo che rifaccio un modello di quel genere. Così quindi c'è una crescita quasi naturale. Certo, è vero. Quasi naturale, non è disegnata, è una crescita che nasce dal pezzo, dall'oggetto, nasce con la forza della fabbricazione, della creazione, cioè non è un disegno con il calibro che fa il millimetro, decimo, centesimo, no, è una creazione, è un sentire. Sì, e penso che chiunque abbia avuto in mano una Castello oppure ne abbia scelta qualcuna in tabaccheria si sia accorto di questo, perché ognuna si vede c'è quelle piccole differenze che la rendono assolutamente piccole differenze, certamente. E oltre a questo, a questa attenzione nel lavoro e nell'artigianalità, un'altra delle caratteristiche di Castello che poi si percepisce molto fumandole è la vostra grande attenzione alla materia prima, alla radica. Vabbè, certo, io quando scelgo la radica, siccome è una radica che rimarrà qui a riposare da me naturalmente 8, 9, 10, delle volte anche di più, però siamo sugli 8 anni media, da 8, 10, quindi chiaramente devo scegliere il meglio che c'è, perché dopo 10 anni tu a chi ti rivolgi? Mi hai dato una... dice, ma tu scherzi, stai scherzando? Fuori garanzia. È fuori garanzia, per cui ho bisogno io di una scelta molto accurata all'origine. Certo. Poi io faccio una stagionatura naturale, non forzo, anzi, io di più, il primo colpo, i primi 2-3 anni, 4 anni, li passa in un ambiente praticamente che vede pochissima luce, l'aria è quella che circola di circolazione naturale, non è neanche riscaldata, quindi segue l'iter di tutte le stagioni, cioè caldo, freddo, pioggia, umido, tutto. Certo. Non è per niente, segue naturalmente l'avvicendersi delle stagioni. Certo. E questo per me è la miglior stagionatura di questa essenza. Sì, la sì, migliore sì, è la migliore. Sì, secondo me, cioè, secondo me, ecco, parlando confrontandomi con vari artigiani, mi sembra sempre più che non sia tanto poi l'essiccazione quanto proprio il tempo farla riposare naturalmente la chiave per darle un gusto così particolare. Poi quello Castello è veramente unico, io non ho trovato nessun'altra pipa con... Cerchiamo di dare sempre il meglio, il massimo, chiaramente. La fortuna di avere alle spalle anni e anni di storia, per cui posso avere un magazzino così. Chiaramente se comincia un artigiano adesso non può fare una stagionatura di questo genere, chiaramente. Certo. Perché ci deve macinare anni e anni di storia. Certo. Porta poi a questo risultato. Senta, noi abbiamo la fortuna di avere alle spalle 75 anni quasi di attività. Sì, quello è un vantaggio per la radica. Quello è un grosso vantaggio, direi proprio di sì. Sì. Senta, lei ha accennato poco fa al fatto che in questo momento c'è una grande richiesta, quindi che non riuscite a soddisfare, ovviamente la pandemia non ha aiutato. Quindi come lo vede lei questo mercato della pipa in questo momento? Io anzi, ti dirò di più. Ho notato che c'è più richiesta del mercato nazionale, cioè il mercato domestico mi è venuto fuori con il fatto di questo coronavirus, secondo me. Ah. Cioè il fatto che la gente sia in casa, sia
faccia riflessione, sia rimasto un po' in se stesso, non esca, eccetera, eccetera, e di fatto forse apprezzare un po' di più il fumo della pipa, tant'è vero che io ho avuto moltissime richieste proprio dal mercato nazionale in questi ultimi 6 mesi. Sicuramente c'è anche il fatto che stando a casa uno ha anche più tempo. Esatto, ha più tempo, poi il fatto che a un certo punto la pipa è una compagna, ti aiuta. Sì, la pipa non è nociva, perché hanno capito che non è fumo della sigaretta che può essere nocivo, cancro, tumori, tutte queste stupidaggini qui, ma è un fumo intelligente, una filosofia di essere, di fumo, e poi tu scegli il tuo tabacco è il migliore, cioè tante tante cose che gli vanno dietro, per cui io penso che ci sia stato un certo risveglio nei confronti della pipa. Sì, ma forse non soltanto anche in Italia. Io ho intervistato Per Jensen di McBaren, il blender di McBaren, un mesetto fa, e lui mi diceva che loro hanno registrato proprio hanno visto un aumento in tutta Europa rispetto agli altri continenti di vendite di tabacco, sì, da pipa. Sì. Quindi probabilmente. Probabilmente c'è questo, diciamo, questo ritorno, questo, la calma platonica porta alla riflessione, e rifletti con la pipa in bocca. Poi sono tempi che ti spingono un attimo a ricercare, certo, un po' di conforto. Sì, e di sicurezza in te stesso anche. Sì. E la pipa è una sicurezza, perché tu ti vedi specchiare, la linea è la tua, hai scelto tu quella linea, che ti piace quella linea perché è la tua, la fai diventare parte di te stesso. Senta, io le volevo assolutamente, il ruolo di Carlo Scotti in Castello è stato fondamentale, però secondo me passa un po' a volte in secondo piano il suo, perché comunque alla fine lei ha saputo prendere questa eredità e portarla a nuove altezze, perché le Castello di oggi secondo me non sono mai state così belle, insomma sono stupende. Quindi volevo anche darle un po' di credito, e secondo lei qual è stato il suo, se si può dire, merito, oppure la chiave che ha fatto sì? La chiave di tutto è niente, la chiave di tutto, io ho creduto nelle mani degli artigiani. Okay. E ho cercato di portare gli artigiani ad un livello sempre migliore di quello, cioè ho cercato che loro diventassero sempre più bravi. Certo. Questo ho cercato proprio di istruirli in modo tale che potessero darmi questo risultato. E poi ho cercato di, sulle linee, sono intervenuto sulle vecchie linee cercando di modificare dove c'era da modificare, e poi soprattutto ho cercato una distribuzione abbastanza intelligente, sì, cioè cercando di andare a colpire o a prendere i posti migliori al mondo. Certo, è una scelta, importante. Questo è molto importante. Sì. Quindi ho fatto un lavoro di marketing all'origine, un lavoro di hacker abbastanza, e da questo lavoro di marketing nascono poi le serie limitate, perché io ho cominciato a fare produrre serie limitate negli anni 80. Mm-hmm, sì. Quindi sono 40 passani che faccio serie limitate, ho seminato parecchio, e questo mi ha aiutato molto, no, questo mi ha aiutato molto veramente, mi ha aiutato, certo, molto, sì, 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 mi ha aiutato molto, sì, sì, ed è stata cosa che per esempio Scotti non la vedeva questo, lui non, e invece io ho insistito proprio per avere le serie limitate, anche, già lo facevo quando c'era lui che mi cioè quando ero affiancato ho cominciato piano piano a inculcargli questo, cosa che lui non voleva fare assolutamente, perché gli sembrava quasi di togliere qualche cosa, invece dice no, non è che toglie, aumenti. Sì, è vero. Però nella sua onestà è come se gli dicessi no, io tolgo agli altri qualche cosa, invece non è che toglie agli altri, certo, dà agli altri la certezza di avere qualcosa in più. Sì, lei ha capito le potenzialità anche del collezionismo, dell'apprezzamento. Certo, soprattutto quello, ho cercato di far diventare, negli anni in cui c'è stato il disastro di quelle stupidaggini che hanno detto contro il fumo, che è crollato tutto, quindi io mi sono salvato col collezionismo, cioè facciamo diventare una pipa d'arte. Certo, effettivamente, e poi effettivamente quello che è diventato. È quello che è diventato, ed è quello che poi, la mia fortuna è che mi hanno seguito in tanti, compresi i danesi, perché i danesi vengono 10 anni e passa dopo di noi. Dice in termini di ricerca stilistica? In termini di ricerca di pezzi, i danesi vengono molto più tardi, noi abbiamo insegnato ai danesi
questa cultura di più partigiana. Sì, non l'avevano loro. Certo. Non l'avevano. Abbiamo, era segnata a Castello. Sì. Di qui non ci piove. Di qui non ci piove. Poi hanno recuperato parecchio, insomma, sono andati molto in fretta. Hanno recuperato perché? Perché hanno recuperato? Per il semplice fatto che, avendo una mancanza di materia prima, cosa che Castello non aveva, sì, hanno, con la materia prima loro hanno cercato di sfruttare quello che potevano, questa specie di disegno. Hanno fatto delle pipe infumabili, però molto belle come vena, sì, perché loro praticamente come fabbricazione non sono, io parto dal fatto che la pipa è strumento da fumo, loro invece partono dal pezzo, vedono la radica bella, la lavorano e poi la forano alla fine a seconda di come viene fuori. Tanto è vero che devono poi graffitare le pipe perché sono infumabili. Ecco. Certo. Cioè la differenza, noi invece nasciamo come produttore di pipe, di strumenti da fumo. Sì, abbiamo una bella differenza. E non ve lo dimenticate mai. Eh no. Nel bello o nel brutto è sempre strumento da fumo, perché è il concetto. Abbiamo due concetti differenti, loro sono partiti così perché chiaramente non avendo materia prima, quel poco che avevano dovevano tradurla nel migliore dei modi. Noi invece, avendo ricchezza di materia prima, potevamo scegliere il pezzo che mi andava bene centrato per lo strumento da fumo. Sono due visioni differenti della stessa fabbricazione. Loro poi si sono riuniti in un consorzio e lì è stata la loro fortuna. Pronto? Sì, ci sono. È stata la loro fortuna. Sì. Io le volevo chiedere, invece, fare una domanda un po' diversa quella che la storia Castello, volevo parlare proprio di lei come Franco Coppo. Lei immagino abbia una fantastica collezione ovviamente di Castello, ma ci sono anche altri marchi o altri artigiani che lei apprezza, che lei fuma magari? Senta, no, io no, normalmente no, perché chiaramente altri artigiani li conosco così, certo, di vista, non ho avuto dei contatti diretti, non so esattamente come lavorano. Chiaro. Che proprio non sono un po' nel mio, sto nel mio mondo, ecco. Le apprezzo, gli artigiani li apprezzo tutti, se uno lavora onestamente bene, certo, li apprezzo tutti. Non è che ho notato che qualcuno è meglio di qualcun altro, eccetera, eccetera. Uh-huh. Ho notato però che non c'è molta fantasia, cioè partono con fantasia e poi si fermano. Non c'è una mobilità di... Capito? Non c'è, li vedo un po' spenti, non ho visto nessuno. Partono molto bene, poi quando, diciamo così, un certo tipo di mercato si fa avanti, si smarriscono un pochettino, secondo me. Ho capito. Perdono quella verve che avevano all'inizio. Certo. Comunque, non sapendo come lavorano, non sapendo, certo, esattamente così, non posso giudicare dire mi piace le linee di quell'artigiano piuttosto di quell'altro. Sì, io le chiedevo a lei da fumatore, io le chiedevo a lei da fumatore appassionato. Se... Da fumatore appassionato io ho fumato solo a Castello, per essere sincero. Allora... Deve essere proprio sincero. Non ha fumato male. Ha sempre fumato Castello, per cui non è che abbia... Sì, mi ha regalato qualche altra pipa, chiaramente, certo, ho provato qualcosa, però... Le mie pipe sarebbe state Castello, chiaramente. Certo, no, lo capisco, certo. non è stato sfortunato, diciamolo. Sì, insomma, sono abituato bene, ecco. Sì, esatto. Invece, sempre lei da fumatore appassionato, io sono sicuro che molti hanno la curiosità di sapere lei che cosa fuma, quali sono le miscele che ama fumare. Io amo la miscela in assoluto, è il Virginia. Ah, sì? Il Virginia più puro, più semplice è, a me piace moltissimo, soprattutto i due Virginia, quello chiaro e scuro, uh-huh, mescolati insieme, che non danno quel pizzicore che, sì, è caratteristico del Virginia, sono per me fantastici, sono le mie miscele. Ogni tanto gli metto dentro le spuntature di Toscana per dargli un po' di forza. Certo. Ho provato a mettere, ho fatto anche miscele con l'Attacchia, ma l'Attacchia ho notato che alla fine mi prende un po' lo stomaco. Ho capito. Fisicamente me lo sento e quindi cerco di evitarlo. Un pochettino è piacevole. Poi il peric, mi piace più il peric dell'Attacchia, mm-hmm, decisamente. Certo. Tanto è vero che io ho una miscela Castello fatta negli Stati Uniti, sì, che è un flake Virginia con peric. Sì, devo ancora provarlo.
Ma a me piace tutto sommato. Come, Virginia Perec è un grande classico. un bel gusto. Per il resto è Virginia, per me in assoluto il tabacco per me è in assoluto sì. Virginia. No, ma su questo sfonda una porta aperta, io anche sono un grandissimo appassionato. Di tabacchi Virginia, sono fantastici. I tabacchi Virginia sono fantastici, è che purtroppo direi che il miglior produttore di Virginia è chiuso purtroppo. Lei parla di McClelland? Esatto, secondo me, poi non voglio dire, per me era il migliore, Poi c'è anche il Papir, c'è anche il Cornel Deal, bravissimi tutti, però secondo me il McClelland era forse il numero uno. Sì, loro avevano le loro particolarità che nessuno è riuscito a ripetere. Loro avevano questo, sceglievano le foglie giuste, andavano all'origine loro a scegliere le foglie. Avevano una cura particolare per la foglia e si vedeva poi il risultato finale. Sì, sì, e sì. Come io ho una cura particolare per la radica e si vede poi il risultato. Cioè, c'è niente da fare. È molto importante la materia prima. Lei ha una coda di persona in segheria oppure ha dei rapporti di fiducia tali che si fida? No, vado una volta all'anno, vado sempre in segheria. Ah. Rapporti di fiducia ce li ho, però devo andare una volta all'anno a vedere. Eh sì. È meglio. No, non è chiaro. Molto meglio. Sì. Senta, quindi questo mi ha già accennato qualcosa. Di recente lei ha pubblicato questo libro sulla storia Castello. Sì, l'ho pubblicato per questo. Il motivo vero del libro è che voglio che... perché la pipa è dimenticata un pochettino per tanti motivi, per il fumo, eccetera, eccetera. Voglio far ritornare la pipa quello che era una volta, cioè uno strumento da fumo ma che abbia una filosofia di base di fumo. Cioè la storia della pipa è una filosofia di essere, non è un fumare, quello che voglio far capire alla gente. La pipa non è un fumo, è una filosofia di fumo, una cosa differente. Perché è tua, la fai tua. Cioè, mentre nella sigaretta tu sei praticamente un vizioso, sì, nel vero senso della parola, perché le sigarette sono quasi tutte trattate in modo tale per cui se fumi la Marlboro, sei un marlborista e fumi solo Marlboro, un altro pacchetto non ti piace più. Quindi qualcosa c'è sotto, mentre invece il fumatore di pipa è sempre alla ricerca del suo tabacco, perché vuole sempre qualcosa in più, lo prende, lo assaggia, cioè, quindi è una filosofia di essere, sì, una ricerca anche della sua pipa, una ricerca anche della esatto. sua pipa. Ed è anche della sua pipa, che è la sua pipa. Sì. Quindi metti insieme queste due cose, abbiamo un personaggio identificato con qualche cosa di superiore, non è un fumatore. Sì. È qualche cosa di più. Quindi chiaramente questo libro vuole dire, guarda che il fumo della pipa non è questo. Il fumo della pipa è una storia, il fumo della pipa è una cosa intelligente, è una filosofia di essere, eccetera, eccetera. Cioè, quindi se devi fumare... rivolgiti alla pipa, non prendere una sigaretta. Questo è il gioco che vorrebbe aprire il mio libro. Poi c'è la storia Castello, che è una storia abbastanza curiosa, per cui è bene che sia scritta, perché una volta che muoio io non lo sa niente più nessuno. anche quello deve essere importante, tant'è vero che questo è il primo volume che... pubblico, che ho pubblicato, io penso ce ne saranno degli altri, mi auguro. Ok, bene. Altri che praticamente voglio che il collezionista mi segua con questi scritti in modo che le sue pipe abbiano una storia. Sì, infatti. La storia di Castello tramite le pipe, e quindi il collezionista che sono 50 anni che segue Castello ha che quella forma particolare è nata nel 70 piuttosto che nel 74, perché il motivo era questo, cioè dargli un po' di storia a queste linee. Eh sì, assolutamente, infatti come c'è anche... Questo è il mio disegno, sì. Ecco. No, ma sono d'accordo, infatti anche questo podcast è nato proprio dall'idea che dietro la pipa, dietro il tabacco, in realtà ci sono delle persone, perché sono degli oggetti, ma anche il tabacco come prodotto, che in realtà sono fatti con un certo amore, non sono fatti così. È un prodotto no? come il vino, cioè sì. Ha qualche cosa di naturale, di suo, che gli va dietro, insomma,
è molto importante questo, secondo me. No, ma poi sono anche non è facile produrli, no? Quindi c'è anche la difficoltà di esecuzione, ci sono 10.000 cose che vanno insieme. Quindi se uno uno non mette tutto questo sforzo, tutto questo lavoro solo per fare un oggetto da fumo, no? C'è molto di più. C'è una filosofia di vita sotto, che è molto importante, che è molto molto importante. E la sua storia personale si potrebbe definire una storia d'amore, signor Coppo? Ma in effetti è storia d'amore, in effetti, perché io penso che ogni uomo deve amare il proprio lavoro, cioè l'amore lo rivesti anche nel tuo lavoro, perché se non ami il tuo lavoro è inutile che lavori, lascia stare. Abbiamo molti modi di sopravvivere senza lavorare, giusto? Ma se lavori deve essere qualcosa di tuo, che ti dà tanto e che tu lo senti, che c'è un certo scambio di amore tra te e quello che stai facendo, perché quello che fai è molto importante. Eh sì. Cioè queste sono cose che soprattutto ai giovani vanno dette e ripetute in modo che loro ne facciano proprio una cultura di base. Perché a me piacerebbe, infatti il mio sogno è insegnare questo, perché noi siamo degli orafi del legno, perché il legno normalmente, quasi tutta la fabbricazione del legno, hanno il centimetro come misura. Noi invece abbiamo il decimo di millimetro, deve essere tutto perfetto, il legno deve essere levigato, arriviamo a 800 a levigarlo perché deve essere qualcosa come velluto, mentre invece nel mobilio è un po' più corrente, ecco, non ha queste. Noi siamo proprio gli orfi del legno. Abbiamo una marcia in più rispetto a una fabbricazione normale di questi falegnami, che fanno dei mobili bellissimi, eccetera, però hanno questa cultura. Noi abbiamo una cultura superiore decisamente. Anche la radica è un legno un po' diverso dal lavoro. È un legno diverso, è un legno di una bellezza incredibile, è unico. Sì, è vero. È unico. Va bene, andiamo avanti. Qual è il suo proprio di Franco Coppo, sì, shape preferito da fumare, da collezionare, anche da realizzare? Ma il preferito, direi che uno dei miei shape preferiti è la 55, è molto pratica e comoda, sì, però il modello 15, il classico billiard, per me è sempre più bello. Ah sì, è sempre il classico, sì. Il classico billiard classico di Castello è uno dei modelli che io preferisco. Certo. Poi ci viene subito la 55, che è praticissima, e poi io non amo molto i curvi, però la 93, la caccia che noi chiamiamo cacciatore, sì, o pescatore media, è un'altra pipa che mi piace molto. Sì, quella in effetti curvo. È comoda, seduti da fumare, è comoda, rimane appesa ai denti tranquillamente, sì, equilibrata, è una pipa che ha il suo perché. Poi con questo ovetto qui, quando scalda, se soprattutto sei fuori all'aperto, eccetera, eccetera, senti questo teporino sulla mano che è piacevolissimo. Sì, sì. Io di recente mi sono completamente innamorato della 10. Ah, la 10 è un altro pipotto incredibile. Mi è veramente stupito. Pipotto incredibile, sì. Mi sono perduto, ormai fumo quasi solo quella e me ne sono comprata poi un'altra subito dopo perché... Bravissimo! Mi sono veramente innamorato. Quindi ne avrò anche altre. E volevo chiederle, lei che criterio usa nell'attribuzione delle K? Che quella è uno degli argomenti sempre più dibattuti. Le K ci sono due. Allora, sulle Siroc, sì, quindi sulla sgorbiata e sulla sabbiata, sono chiamiamole così, giusto? I K sono solamente a grandezza, uh-huh, e interviene anche la difficoltà d'esecuzione del modello, ma no, quello... è un po' meno evidente. Normalmente i K sono grandezza, sì, dall'1 a 4 grandezze, i giganti alla 6 dei giganti, poi le big line sono quelle più grandi ancora, eccetera, eccetera. Queste sono grandezze. Mentre quando andiamo sul lucido abbiamo sempre la grandezza che è determinante, ma interviene anche la bellezza del legno, la fiamma. Cioè più è fiammata, più aumentano i K. E delle volte abbiamo i 4K che sono più piccoli di un 2K. Sì, sì, sì. Mentre sì, invece sì, dovrebbe essere il 4 più grosso, giusto? Sì. Quindi quando andiamo sul lucido, cioè sulle collection, abbiamo una
doppia interpretazione, sia la grandezza, che è sempre molto importante, e sia la bellezza del legno, che quella è un giudizio che do io, tant'è vero che sono io l'unico che marca le pipe e le determina il loro valore per non avere delle diversità di visioni, certo. Cioè per essere più uniforme come concetto. Certo. Però poi il K nei collection dipendono moltissimo dalla bellezza del legno, dalla purezza della fiamma, da come si presenta proprio l'oggetto e tutto il resto. Ok, quindi lei dà una valutazione, diciamo, complessiva della pipa. Complessiva della pipa, no, sia bellezza che grandezza. Okay. Nei range tipo Siroc e Old Antiquary è quasi predomina la grandezza, sì, chiaramente, mentre negli altri c'è anche la bellezza che interviene. Ok, quindi ecco perché c'è perché si possono trovare, alcuni dicono, ma come mai? Sì, perché esatto. C'è una valutazione di bellezza di legno diversa da uno o dall'altro. Eh sì, esatto. E su quelle, sul collection, va a intervenire anche la bellezza del legno, non solamente la grandezza. Certo. Va benissimo. Io di nuovo, signor Coppo, la ringrazio infinitamente per la sua disponibilità. Figuriamoci. A lei faccio i miei più buone cose, a lei e alla sua famiglia. Grazie mille. Auguri anche a voi. Arrivederci. Eccoci giunti al termine di questo episodio, spero che la mia chiacchierata con Franco Coppo vi sia piaciuta e che magari ci siano stati degli aneddoti un po' meno conosciuti. Se poi vi è venuta voglia di vedere una Castello, vi suggerisco di rivolgervi a uno dei numerosi rivenditori italiani e possibilmente a quello a voi più vicino, così che possiate andare e toccare con mano queste fantastiche pipe. Se volete contattarmi, se volete farmi sapere se questo episodio vi è piaciuto o se questo podcast vi sta piacendo o qualcosa riguardo i miei video o più in generale sulla pipa e i tabacchi, potete contattarmi alle pagine Facebook e Instagram de Il Pipatore in America oppure mandarmi un'email a ilpipatoreinamerica@gmail.com. Se questo podcast vi sta piacendo, vi suggerisco di iscrivervi per non perdervi nessuna puntata e soprattutto ve lo chiedo perché è davvero l'unico modo che ho per capire se questo podcast sta venendo abbastanza bene o meno, e se vi va lasciatemi pure una valutazione sulla piattaforma di podcast che utilizzate per ascoltarlo. Per tutto il resto ci sentiamo qui molto presto con un'altra intervista o un'altra storia, oppure ci vediamo ogni martedì su YouTube con una nuova recensione di pipe e di tabacchi. Vi mando un abbraccio, vi saluto. Ciao!